popolo del tubo, buona domenica e benvenuti nel nostro consueto appuntamento settimanale con il Robbimello 81 Mod News, la rubrica che vi informa sulle moddine uscite durante la settimana sul mod hub ufficiale per console e per PC, ragazzi. Allora, iniziamo un attimino a vedere questa settimana, lo so che lo dico tutte le settimane, ma voglio dire, settimana moscetta. Una settimana, ragazzi, in cui devo dire che ci hanno salvato i soliti modder italiani. Quindi, come al solito, top of the world, modder italiani top of the world. Ma iniziamo a spulciare, a vedere, a tintinnare su quelle che sono state le mod di questa settimana. Allora, io direi Small Bunker Silo Set è una mod molto interessante, patatina, è un set di silos, come potete vedere, un po' oldini, un po' stile nostro, stile casa nostra, molto carini. Mi dispiace che non siano chiusi, perché io preferisco quelli chiusi, però dateci uno sguardo perché li potreste trovare interessanti, ragazzi. Così come qualcuno potrebbe trovare interessante il nuovo MAN TGE 3100-3180, ragazzi, con tre configurazioni di potenza, 102, 140, 177 cavalli. Potete configurare tranquillamente il colore e poi potete usarlo per caricare i mezzi, potete usarlo per caricare le balle, potete usarlo per caricare le colture, quindi come vedete è multiuso. A me piace, devo dire, come mod. Molti si sono lamentati del muso davanti, che ovviamente è fatto così nella realtà, effettivamente è un po' l'unica nota negativa di questo modello, il muso coi fari, però proprio nella realtà è così, è proprio una pecca secondo me del modello reale, però insomma potrebbe interessarvi, potrebbe piacervi. E adesso andiamo nel top del top del top, ragazzi, la Gallignani di RL Modding, l'Elex 89 RB Modding. Vi lascio qua nel box informativo il test mod che ho fatto, se volete andare a spulciare questa mod, diciamo, in tutti i suoi particolari. Eccolo qua, fantastica, ragazzi, fantastica, 70 cavalli di potenza richiesta. Gallignani, voglio dire, è una mod, forse la mod più top della settimana. E poi update su update su update, vi segnalo anche il case YH Vestrum Series, eccolo qua, ragazzi, per gli amanti del case, in cui abbiamo il CVX 100 fino a 130, eccolo qua, ragazzi. E poi, come non segnalare l'altra mod italiana, sempre top top top, del team SMI Modding, anche di questo ho fatto un test mod che vi lascio sempre qua nel box informativo, ragazzi, sentite come punto informativo. Il rotoarm, ragazzi, il rotoarm serve per appunto erpicare mentre che fate altre lavorazioni tipo l'aratura, però ecco, per vedere nello specifico come funziona vi rimando al test mod qua sopra, ragazzi. Poi è uscito un Gibbet Helos, che è uno spandi pupù, ma più che altro è un update, perché c'era già questo, così come l'update di altre cose. E poi infine il Fend 800 S4, anche di questo ho fatto un test mod che vi lascio qua nel box informativo, di STV Modding, e quindi altro modder italiano. E come ho detto, sta settimana ci hanno salvato come al solito i modder italiani, grazie modder italiani. Come ho già detto nel test mod, questo Fend è consigliatissimo, oltre che bellissimo e fatto bene, ma perché va a riempire lo spazio, la mancanza che c'è fra il 700 vario e il 900 vario nel gioco. Si inserisce benissimo l'800 e va a completare la gamma dei Fend, quindi consigliatissimo, ragazzi, scaricatelo, perché poi è super personalizzabile, si apre il tettuccio sopra, lo sportellino dietro, lo sportello laterale, fighissimo, bellissimo. Bravissimo STV Modding. Poi, ragazzi, che cosa hanno avuto gli amici di PC in più degli amici di console? Allora, non ve lo voglio dire perché non voglio di termini scurrili, ma diciamo un cippato, così abbiamo un dialogo più agricolo. Non vedo veramente niente che io vi possa segnalare, vi possa dire: raga, prendete questo perché questo veramente è spettacolare. Cioè, in più il PC ha avuto poco e niente, giusto un display da mettere e da usare insieme alla Global Company,
Ma ragazzi, questa serie di reati di aratri MIMT Plovs, però, raga, veramente è stata un po' una moria, un po' una moria. Speriamo che questa settimana vada meglio, perché questa settimana, appunto, nelle mod testing abbiamo un po' di cosette interessanti. Innanzitutto abbiamo un Fiat 1000 serie SPAC, che sicuramente sarà quello che già si trova nei siti esterni, cioè il Fiat 1003, magari modificabile, lo fate diventare 1000, 1100, 1003. Ecco, per il momento in testing solo su PC, ma secondo me potrà uscire tranquillamente anche su console se supera i test di PC, perché a meno che non c'è qualche IC particolare, qualche script particolare, cosa che io non credo, vedrete che sicuramente uscirà anche su console. Quindi viva Fiat, sapete quando io leggo Fiat me innamoro, Fiat New Holland, Fiat Agrio, me innamoro. Poi ragazzi abbiamo un set di trebbie John Deere, l'S600, l'S700 sono trebbie, con rispettive lame S612, S616, vedete, queste sono lame. E poi due mappe che secondo me sono interessanti, ovvero Colonia 1990 e La Coronella, che sono due mappe entrambe old, stile old, come piace a me, ma so che anche a molti di voi piace questo stile un po' old. Io ho visto un po' di video su YouTube, non vi posso mettere le screen perché se no mi fanno strike subito, però vi dico che dovete darci uno sguardo, dateci uno sguardo su Colonia e La Coronella su YouTube, perché ci sono già dei video preview e devo dire che sono due mappine che meritano. Ovviamente attualmente sono in testing per PC, ma vi ripeto, non è detto che non possano andare su console, perché quando qua c'è scritto PC magari poi vanno su console se passano i testing, quindi queste sono quelle in testing adesso su PC. Poi c'è un aggiornamento sicuramente della Serra delle Cipolle. Poi ragazzi, nient'altro che mi fa dire oh che spettacolo. Sta per uscire il Big Brute su console, ovvero quello spandi fertilizzante grosso che si usa anche nella Welker Farm. Adesso ve lo faccio vedere. Ecco qua, questo qui ragazzi, questo qui sta per uscire su console. Io ho la connessione che va a manovella, quindi sicuramente vedete l'immagine un po' sgranata, però insomma avete capito di che mod si tratta. E poi ragazzi, niente che mi vada all'occhio, però non è detto, come al solito, lo sapete, non è detto che se una mod non sta qua non esce, perché magari ci troviamo mod che non stavano scritte qua, quindi speriamo bene. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti quale mod vi è piaciuta di più in questa settimana e quale mod aspettate di più, e soprattutto, niente, non lo so, non mi ricordo, però commentate, insomma, sapete che io preferisco leggere i vostri commenti e le vostre opinioni. Ringrazio i miei amici abbonati, che sono coloro i quali, grazie ai cui, con cui, per cui, che sta di, non lo so, vedete i miei video perché sono coloro che mi sostengono, quindi io vado avanti solo grazie a loro. Se anche voi volete sostenere la vita del canale, ci sono i tre tipi di abbonamento: quello di livello 3 ogni tanto vi dà qualche video in esclusiva, ma soprattutto vi fa entrare nei miei server di farming e Minecraft. E poi vi ricordo, c'è il link del mio shop, magliette, magliettine, cose varie, per comprare i giochini scontati su Instant Gaming e per venirmi a trovare su Twitch. Ad esempio questa sera gioco con gli abbonati in live su Twitch. Ragazzi, detto questo, io vi saluto, 20:30 su Twitch, 20:30. Buona domenica, magnate, riposatevi, vi adoro, vi amo. Tanti bacetti da Robby Mello. Ciao!